Buonasera, siamo in compagnia del professor Tirelli. Professore, è sempre un piacere incontrarla. Parliamo Piacere è tutto mio. di tumori, parliamo dei dati, dei numeri del cancro che fortunatamente in Italia ci danno qualche buona notizia. Sì, per la prima volta nell'ultimo decennio o due abbiamo un calo di mortalità, 1500 morti in meno l'anno rispetto all'anno precedente di tumore. Questo è una gran cosa. E riflette due fenomeni diversi. Uno, cui noi stiamo collaborando in questo momento, è l'informazione, per cui la gente è più portata a fare diagnosi precoce e a fare prevenzione, anche se alle volte non così, in maniera così facile, perché c'è sempre la pressione, ma non voglio parlare dei tumori, invece bisogna parlarne perché sono diventate malattie guaribili, anche croniche e o croniche, che un altro dato, oltre al calo della mortalità, è che aumentano le persone che vivono a lungo termine di tumore, con tumore. Erano 3 milioni, sono 3 milioni e 100, c'è un incremento, di questi 3 milioni e 100 ce ne sono la metà che probabilmente sono guariti o sono lungoviventi, quegli altri sono cronici, ma una certa parte di questi, anche grazie ai trattamenti di cui parleremo dopo, possono forse vivere molto più a lungo rispetto a quello che noi pensiamo o pensavamo solo poco tempo fa. Quindi questo risultato è dovuto da una parte alla prevenzione, alla diagnosi precoce. Io ricordo all'inizio della mia carriera che vedevo dei tumori della mammella impressionanti, che adesso non vedo più. Adesso le donne sono molto ben informate e quindi fanno quei controlli importanti che fanno, giustamente la mammografia e comunque ci tengono a tutta una serie di controlli, di screening, tumori del collo dell'utero, tumori che tra l'altro è un problema sempre serio che va tenuto sempre in considerazione perché c'è un gradiente nord-sud importante che si Vero. traduce in una mortalità diversa del tumore del collo dell'utero. Per esempio in Sicilia si muore di più il tumore del collo dell'utero rispetto alla Lombardia, questo perché in Sicilia si fa meno pap test, si fa meno controllo rispetto alla Lombardia, per cui è importante anche le cose che dovrebbero essere già, invece per esempio molto da fare c'è sul colon e sui test genetici. Il colon perché nonostante sia un tumore così frequente, pochi ancora, anche se gli arriva a casa il boccettino, lo buttano oppure non lo fanno dopo una certa età si deve fare in tutte molte regioni, già questo è implementato, ma dovrebbe essere obbligatorio, comunque se uno non ce l'ha nella sua regione dovrebbe farlo, sapere che, soprattutto se uno ha una familiarità di tumore del colon, cioè ha avuto il papà, la mamma che hanno avuto tumore del colon retto. Quindi queste persone sono a rischio, dovrebbero fare il sangue occulto nelle feci o addirittura anche la colonscopia già di partenza, se hanno avuto un problema, hanno avuto sangue nelle feci o quant'altro. Però ecco, di qua, questo c'è molto, mentre nelle donne, diciamo che l'80% delle donne fa la mammografia, quindi già 45-50 anni, d'altra parte invece del tumore del colon un 20-30% fa il sangue occulto nelle feci, c'è molto da fare ancora, soprattutto di, ripeto, coloro che hanno una familiarità, perché per esempio nel tumore del colon spesso i polipi poi degenerano negli anni verso un tumore maligno. Soprattutto, quindi tutti dovrebbero farlo, a prescindere dalla familiarità o no, perché adesso poi la familiarità è una cosa del passato, perché purtroppo c'è un piccolo problema nel nostro paese, non c'è più, cioè, i figli sono calati molto, per cui evidentemente non ci sono più Grandi numeri in tanti grandi famiglia, numeri sì. in famiglia, per cui una volta c'erano 50 famiglie da zie, cugini, eccetera, c'erano 20, 30, 40 persone, per cui si vedeva chiaramente se c'era una familiarità, il tumore della mammella, il tumore del colon, il tumore della prostata, così era abbastanza una cosa che si notava. Adesso uno ha la mamma, non ha le fratelli e le sorelle, la mamma aveva una zia, aveva una sorella e tutto lì finisce. Per cui è difficile andare a cercare la familiarità in queste condizioni. Quindi continuiamo a fare le donne, a fare la mammografia e il pap test. Adesso c'è il discorso anche ovviamente nel futuro, si vedrà chiaramente il discorso della vaccinazione HPV, sarà un calo sicuramente netto di tumori del collo dell'utero, oltre che dell'ano, oltre che della tonsilla, quella parte con i tumori della tonsilla che sono Perché adesso è sicuramente consigliato anche più. per i ragazzi, oltre Sì, che per le per le ragazze, ragazze vero? sì, perché i Sì. tumori dell'ano, i tumori del pene, oltre che i tumori della vagina, i tumori del collo dell'utero sono HPV correlati, quindi facendo un vaccino. Ecco,
Approfitto per fare un discorso sui vaccini. Ma c'è qualcuno che si accorge di cosa è successo nei tumori grazie ai vaccini? Pensate che in certi paesi orientali la prima causa di tumore, di morte nei bambini erano i tumori del fegato associati all'epatite C. Guardate B, scusate, l'epatite B. E adesso questa mortalità è crollata. Grazie a cosa? Grazie alla vaccinazione che hanno fatto le mamme, che quindi non hanno più trasmesso un virus. Ecco, allora in questo caso andava visto se per caso la mamma aveva avuto qualche reazione abnorme o ha pensato alla mortalità calata così drasticamente nei bambini che morivano di epatocarcinoma perché l'avevano preso dalla mamma che era infetta. Cioè, voglio dire, e così vale per l'HPV, il papillomavirus, che sappiamo che è correlato con il tumore del collo dell'utero, il tumore dell'ano, il tumore del pene, il tumore della vagina e anche una parte del tumore della tonsilla. Ora, se noi vacciniamo tutta questa popolazione, dobbiamo andare a vedere se c'è qualche reazione abnorme o vedremo il drastico calo che ci sarà sicuramente in questi tumori che ho appena elencato. Questo sarà sicuramente, cioè, in altre parole, i benefici saranno molto più importanti rispetto ai rischi del tutto. Comunque, per tornare al nostro discorso di base, che evidentemente questi vantaggi che abbiamo, da una parte col calo della mortalità dei tumori, dall'altra all'aumento di coloro che vivono a lungo, comunque vivono con tumore che diventa sempre più una malattia cronica, è dovuta proprio al fatto che c'è la combinazione tra prevenzione, diagnosi precoce e terapia sempre più efficace. Nell'ambito della prevenzione c'è una nuova area, si chiama medicina predittiva, che non è la prevenzione, è proprio andare a vedere come in una sfera di cristallo, andare a vedere se ci sono delle anomalie nel nostro organismo che in qualche maniera ci predispongono a certi tumori, a certe malattie cardiovascolari, a problemi anche nutrizionali, metabolismo e quant'altro, che si possono individuare prima del tempo. L'Alzheimer giovanile, per esempio, è una malattia geneticamente determinata. E quindi uno può già, se lo vuole, come d'altra parte sarebbe il caso, per esempio, a mio parere, nei tumori della mammella, tutti, a prescindere dall'ereditarietà, che ci fosse o non ci fosse, anche perché, come dicevamo prima, non c'è più tanta ereditarietà perché non c'è più i numeri per discutere di queste cose. Ci sono molto meno, ci sono ancora ovviamente, però molto meno rispetto al passato. Andare a vedere se uno, perché le donne fino a 45-50 anni non fanno niente per vedere se loro hanno un tumore della mammella. Però i tumori della mammella capitano anche a 30-35 anni. Anzi, sotto i 40 anni, nelle donne, il primo tumore per cui le donne muoiono sono i tumori della mammella. Quindi evidentemente c'è qualcosa che si può fare. Per esempio, e sappiamo che questi tumori che capitano nei giovani, circa una metà sono correlati col BRCA1 e BRCA2, cioè quei geni che predispongono, che sovraintendono certe attività della mammella che poi possono portare a un aumentato rischio, eccetera, eccetera. Angelina Jolie, eccetera, sappiamo tutti cosa ha implicato, tra l'altro ha implicato un aumento enorme in certi paesi anglosassoni in particolare, di interventi di mastectomia in gente che non ha rischio, eccetera, eccetera. Comunque, questo è un altro discorso però ecco, le donne possono fare adesso, anche molto giovani, soprattutto se hanno una familiarità, evidentemente dalla mamma che ha avuto questo tumore, ma anche a prescindere, fare questi test genetici, come dice la Fondazione Veronesi adesso, Alberto Veronesi lo diceva, purtroppo è mancato, ma diceva delle cose molto sagge a questo riguardo, diceva perché dobbiamo aspettare 45 anni le donne per sapere se hanno tumore della mammella, perché sappiamo che capitano anche prima. E questo evidentemente è una possibilità per poter diminuire la mortalità di tumore della mammella in quelle che non possono fare ancora la mammografia perché non è indicato. Quindi la medicina predittiva, e poi ci sono anche altri tumori, la prostata, il colon, che sono certi tumori della tiroide che sono collegati coi geni. Quindi può essere utile spendere i propri soldi, adesso non sono poi così tanti rispetto al passato, costavano migliaia e migliaia di euro, adesso costano qualche centinaia di euro, sì, è un sacrificio, ma insomma, però
una cosa importante per la propria salute, per questa medicina predittiva, soprattutto nei paesi anglosassoni, ha preso piede, prende piede, proprio per sapere, perché poi lo stile di vita che uno cambia sapendo questo dato, sapendo che ha un rischio di questo tumore, sappiamo quanto è correlato con l'obesità, quanto è correlato con il cattivo mangiare, eccetera, eccetera. Per cui una donna che sa che ha un rischio, e dopodiché succede che dopo la menopausa le donne che hanno avuto un tumore della mammella non fanno i test genetici, cosa che invece a mio parere dovrebbero essere fatti, a prescindere dalla maternità. Perché? Perché in questa maniera vanno a vedere il rischio che hanno anche di tumori dell'ovaio. Siccome l'ovaio dopo una certa età non è che è lì soltanto per dare dei tumori, sono già pronte, quindi alla fine è poi quello. Quindi se uno ha un rischio di tumore dell'ovaio, e siccome a differenza della mammella, che è un organo che è facilmente controllabile con i test radiologici e quant'altro, l'ovaio invece è molto più complicato, non si riesce alle volte a trovarlo nella fase iniziale. Tanto vale se uno ha un rischio di sviluppare un tumore dell'ovaio nei prossimi 20-30 anni della sua vita, lo può considerare come qualcosa da togliere, ecco, per dire, o comunque da controllare più. Ecco. Tutto questo è un qualcosa che ha a che fare con la prevenzione, la diagnosi precoce, ricordando sempre, come dicevo prima, quanto è importante che tutti noi ci sottoponiamo ai test dopo una certa età, ai test per i tumori del colon, per esempio andando a vedere se c'è sangue, casomai non è niente, sono solo delle emorroidi, oppure sono polipi che sanguinano, che non sono ancora tumorali, ma che si svilupperanno probabilmente come tumori nel tempo. Quindi già con la coloscopia uno toglie quel polipo che quanti pazienti ho, per esempio, personalmente, che li ho convinti a fare questa cosa e ogni tanto mi dicono, no, ho tolto un polipo, dato che fosse così una cosa così banale. Invece gli dico, guardi, ha tolto qualcosa che poteva degenerare nel tempo. Ah sì, potrebbe dire sì, eh sì, e quindi in qualche maniera è importante, questa è anche la mortalità che cala dei tumori del colon e sarebbe così. Purtroppo dobbiamo dire che questo fatto di fare questa coloscopia o fare le feci così, anche se te lo fanno gratuitamente, lo mandano a casa e dicono fallo domattina, molti non lo fanno. Questo è un dato di fatto. Perché? Ma chissà. Forse il fatalismo, gente che ha paura di affrontare, dice ma se dopo mi trovano positivo cosa succede? Cioè, per cui c'è tutta una serie di... Però ecco, dobbiamo spingere affinché le donne continuino a fare il test sulla mammella come fanno bene, che in certe parti dell'Italia continuino a fare il discorso del Il collo pap test. dell'utero, il Pap test classico, però molti non lo fanno. Anche il test virale oggi può essere Ecco, utile adesso c'è il abbinarlo. test virale che adesso si può fare l'HPV, mentre invece di andare a cercare delle cellule alterate, si va a vedere proprio se c'è il virus. C'è il virus, è chiaro che lì alberga un tumore potenziale, perché il 95% dei tumori del collo dell'utero sono HPV correlati, cioè hanno a che fare con questo virus per il quale abbiamo già un vaccino, che facciamo però nei giovani, non negli anziani. Però negli anziani, insomma, quelli più 40 anni, Adulti. così, più adulti, possono vedere se hanno questo virus e quindi toglierlo e forse anche fare dei trattamenti che ancora non sono stati abilitati, anche perché c'è il discorso anche dei costi, evidentemente. E qui rientra un altro discorso che faremo subito dopo, del costo dei farmaci. Anche qui c'entra il discorso del costo dei vaccini e quant'altro, che bisogna che le nostre autorità regolatorie spingano affinché si impegnino, affinché i costi calino, sia per il pubblico, sia per l'organizzazione sanitaria, sia per il pubblico, sia per le singole persone, ma soprattutto anche per la sostenibilità, questa parola magica, sostenibilità. Anche perché i messaggi che vengono dati dai nuovi farmaci, in generale dai farmaci, non sono corretti, perché andrebbe detto sempre che quel farmaco è stato approvato perché ha migliorato la sopravvivenza, non punto, che uno pensa che abbia migliorato di chissà quanti anni. Ha migliorato la sopravvivenza di 5 mesi, 3 mesi, 8 mesi, un anno. Questo sarebbe il messaggio da dare, visto che dobbiamo essere, diciamo, trasparenti, dire le cose come stanno, eccetera. E così è. La Food and Drug Administration in Italia, in Europa l'EMA e in Italia l'AIFA approvano farmaci, ma non dicono mai quali
quanto impattano sulla sopravvivenza. Deve essere detto, perché è evidente che c'è un range, no? Quando dici 5 mesi, può essere un mese, può essere anche 2 anni, bene, però il range è quello lì, no? Quindi devi sapere che non hai queste eccezionali, spesso per tutta la popolazione, per la maggior parte, questi eccezionali vantaggi. Sono sempre vantaggi importanti, ma non così risolutivi. Quindi il discorso economico è questo. Quindi non possono essere pagati questi farmaci come risolutori del problema, cioè come ci sono altri, per esempio quelli dell'epatite C. Tra l'altro non vengono date ancora nel nostro paese a tutti. Stiamo ancora discutendo a chi darle e chi non darle. Tutto questo lungo discorso per dire che abbiamo dei farmaci in oncologia molto importanti, si chiamano immuno-oncologici, sono veramente una novità notevole, perché noi in oncologia da sempre abbiamo pensato, sperato di trovare dei farmaci che agissero sul sistema immunitario. Abbiamo sempre detto, ma come? I tumori avvengono perché il sistema immunitario non funziona. Allora si diceva, bisogna trovare una terapia che metta a posto il sistema immunitario. Ecco, adesso abbiamo certi dati che ci dicono che questi freni che il nostro sistema immunitario ha messo e che gli impedisce di, diciamo, di attaccare l'estraneo tumore, adesso abbiamo dei farmaci che sbloccano questi freni. Quindi il sistema immunitario riprende spesso, alle volte anche violentemente, con tutti gli effetti collaterali anche gravi che possono venire fuori, di tossicità immunologica, ma però possono dare dei risultati eccezionali. Possono, ma non in tutti, purtroppo. Quindi abbiamo già dei tumori, sono quelli del polmone. Prima c'erano quelli squamosi soltanto, adesso da poco anche gli adenocarcinomi. I microcitomi non sono ancora in questo contesto, in questo gruppo dove è possibile fare questi farmaci, che hanno dei vantaggi, anche se non straordinari, ma però in alcuni casi abbiamo dei buoni risultati, abbiamo gente che prima sarebbe già morta, che adesso invece vive grazie a questi farmaci, quindi una cosa sicuramente notevole. Poi abbiamo altri tumori, prima il melanoma, ecco, già il melanoma è già una storia del 2011, dove melanomi, 75% morivano entro un anno, adesso il 75% sono vivi a un anno. Diciamo, parliamo di melanomi metastatici, quindi anche qui i farmaci sia immuno-oncologici ma anche quelli a bersaglio molecolare, cioè che agiscono su una proteina alterata sul tumore, hanno avuto dei risultati notevoli. Ma adesso abbiamo altri tumori del rene, poi recentemente i tumori della vescica e il linfoma di Hodgkin, dove sono tutti tumori dove la Food and Drug Administration negli Stati Uniti ha dato l'ok, perché in America li possono usare per i pazienti che hanno queste patologie, e soprattutto penso che anche altri tumori molto comuni come la mammella e il colon, che adesso non sono approvati, diciamo, questi farmaci, ma immagino dai dati che abbiamo già preliminari penso che saranno approvati. Tutto questo perché la nostra filosofia è di avere più armi a disposizione, no? Per poter controllare. Perché nel singolo caso, casomai, questo è quello che risolve il problema, comunque aumenta significativamente. Poi, purtroppo, ce ne possono essere tanti altri che non beneficiano. Anche perché poi questi farmaci hanno le loro tossicità, non sono innocui, come vengono fatti passare spesso. Perché questo sistema immunitario che agisce così violentemente, improvvisamente, può dare dei problemi a livello di polmone, quindi polmoniti, coliti, ci sono dei problemi anche cerebrali, ci sono dei problemi, insomma, problemi del cuore, che possono dare dei effetti collaterali anche mortali. Certo che si possono controllare, ma adesso quando uno fa queste terapie non tutti sanno, tutti i medici a pronto soccorso, piuttosto che in anestesia, piuttosto che in medicina o i medici di base sanno come gestire, sanno riconoscere, eccetera. Quindi c'è un problema anche di fare diffondere le informazioni, come immagino sarà stato quando è venuto fuori la penicillina, per dire, tanti decenni fa. E poi sperare che, conoscendo meglio questi farmaci immunologici, di cui si parla molto giustamente, ci sia un miglioramento nell'efficacia del trattamento e migliore tossicità, anche perché ci dobbiamo pensare che tra un po' avremo in oncologia, oltre alla chemioterapia, che peraltro rimane sempre importante, perché ricordiamoci
quelli che sparano a zero sempre di più tutta la chemioterapia, che praticamente oggi tumori disseminati che guariscono sono quasi sempre grazie alla chemioterapia. Parliamo delle leucemie acute, dove non ci sono questi farmaci di cui abbiamo parlato, parliamo dei linfomi, dove ci sono poco di questi farmaci di cui parliamo, parliamo dei tumori del testicolo, dove non ci sono questi farmaci, e tutte le terapie adiuvanti, cioè dopo la chirurgia, che migliorano la sopravvivenza, sono tutte basate sulla chemioterapia, alle volte l'ormonoterapia c'entra anche, d'accordo? Ma però la chemioterapia rimane. Non posso, bisogna buttare via il bambino con il porco, col bambino, insomma, bisogna stare attenti. Cioè, è chiaro che adesso la ricerca va esclusivamente sui farmaci immunologici, ma anche la chemioterapia non va buttata perché devono far posto a questi. Cioè, bisogna vedere se effettivamente, anche se oggi per esempio i tumori del polmone in prima linea, dati del pembrolizumab, questa molecola, verso la chemioterapia, ha dimostrato in uno studio americano che il pembrolizumab è meglio della chemioterapia in certi tumori del polmone. Quindi può essere preferibile in prima battuta usare questo farmaco e dopo, casomai in seconda battuta, usare la chemioterapia se ce n'è bisogno. Insomma, noi abbiamo la voglia di avere più possibilità, oltre che ovviamente la chirurgia, che tra l'altro si usa sempre di più anche nella malattia avanzata, nelle metastasi polmonari, nelle metastasi epatiche, sempre più, questo per dire che anche la chirurgia sta evolvendo chiaramente, e dall'altra parte è molto meno invasiva. Beh, purtroppo qualche tempo fa è mancato il professor Umberto Veronesi, che è stato l'antesignano, quello che ha inventato la terapia conservativa della mammella, la quadrantectomia e radioterapia, e poi dopo anche la dissezione del rifratto sentinella per evitare i guai che ha provocato lo svuotamento ascellare, la radioterapia e la mastectomia, con problemi notevoli di qualità della vita. Adesso i risultati si ottengono con trattamenti molto più limitati, molto più conservativi, e questo facilita ovviamente anche le donne andare prima dal medico, dal chirurgo, perché non ha quella paura folle che aveva all'inizio, quando sapeva che andava dal chirurgo, aspettava 2 giorni e gli toglievano la mammella, che non era proprio il massimo della qualità della vita per una donna giovane, casomai. E quindi i chirurghi, così vale per i chirurghi per i tumori delle ossa, piuttosto che anche nella prostata, si è meno radicali, cercano alternative, ci sono vari trattamenti alternativi alla chirurgia, questo per la qualità della vita sessuale, piuttosto che di altri. Quindi c'è tutta la radioterapia, anche fatta i passi da gigante, a trattamenti anche, per esempio, nel tumore del polmone, che può competere con la chirurgia, quando poi la chirurgia non è. Insomma, c'è tutto un progredire di conoscenze e di applicazioni che migliorano la qualità della vita. La chemioterapia deve rimanere, sarà meno utilizzata, però in certi tumori è l'unica terapia che c'è efficace, ma adesso abbiamo l'ormonoterapia, ovviamente è un'altra cosa in certi tumori, parliamo della mammella, della prostata sostanzialmente, e l'altro gruppo nuovo di farmaci importanti sono questi immuno-oncologici, speriamo che questi portino veramente a contribuire a migliorare con la sopravvivenza. Dicevamo all'inizio, per la prima volta da decenni abbiamo un calo della mortalità di tumori, in Italia 1500 in un anno calati, e abbiamo un aumento di coloro che vivono con i tumori. Credo è un qualcosa che forse ha già contribuito questi trattamenti, non lo so, ma comunque sicuramente miglior gestione sia preventivo che terapeutico dei tumori, che sono un problema molto serio. Ogni giorno sono 1.000 nuovi tumori al giorno che si verificano nel nostro paese, per cui è una patologia molto comune, e purtroppo ancora si muore di questa malattia, non è che non si muore, certamente facciamo il possibile per vivere più a lungo o per guarire, o comunque di avere una qualità della vita buona, e su questo stiamo lavorando in tutte le maniere, anche con delle novità anche poco conosciute. Per esempio nel mio campo sto cercando di usare l'ozonoterapia, che è qualcosa che è misterioso per molti, ma che una combinazione di questi due gas, ossigeno e ozono, è un potente antinfiammatorio, antidolorifico, energetico, che in certi tumori, come supporto alle tutte le problematiche che ci sono nella terapia, nell'evoluzione di un tumore, può essere molto utile. Effettivamente
stiamo facendo con risultati veramente molto incoraggianti, veramente importanti. Coloro che hanno dei problemi inerenti al trattamento, hanno dei disturbi tipo fatigue, fatigue è una delle cose più comuni che c'è nei trattamenti tumorali, però non abbiamo mai avuto né da una parte la sensibilità né dei farmaci importanti contro la fatica, quando invece li abbiamo scoperti per la nausea e il vomito, che non è più un problema così importante. Però l'ozono è un trattamento del tutto privo di tossicità che può dare dei miglioramenti notevoli per migliorare la qualità della vita nelle persone che sono affaticate, hanno problemi, diciamo, di effetti collaterali dei trattamenti, anche della malattia in sé, anche psicologici alle volte, di difficile gestione di questa malattia. Ecco, l'ossigeno ozonoterapia è una cosa che veramente ci sta dando dei risultati veramente sperati, e speriamo che si possano fare degli studi maggiori, come già lo fanno in certi altri paesi. Insomma, ci sono delle novità sia nel campo di terapia contro il tumore, anche di terapie di supporto, che sono importanti ovviamente da tenere presente. E quindi anche dei dati comunque incoraggianti, importante, come giustamente ha ricordato, la prevenzione primaria e secondaria deve restare un cardine, però anche tante opportunità che fanno pensare che il tumore possa oggi essere una malattia che fa sempre meno paura in qualche modo. Perché appunto siamo abituati ormai a parlarne, quindi è importante dare l'informazione giusta e dare il coraggio a coloro che sono affetti da queste patologie, e nello stesso tempo di fare in modo che si possa arrivare prima, perché il discorso è sempre quello: se uno arriva prima, ovviamente va meglio. È andato evidente, non c'è bisogno di nessuna ricerca per capirlo. Quindi se uno ha chiaramente purtroppo non abbiamo il test magico per poter sapere che tutti cercano, ho già un tumore, quindi, però sappiamo le fasce di rischio che ci sono per sesso, per età e per stili di vita. Chiaramente chi fuma tanto, per esempio, coloro che fumano tanto, che non riescono a smettere, ma perché non gli si dice di usare delle sigarette, cioè perché sono diciamo dipendenti dalla nicotina, questi non riescono a smettere perché è una droga la nicotina, no? come la cocaina, l'eroina, e uno non riesce a smettere, continua a 40-50 anni a farsi dei dosaggi intensi di cancerogeni per bocca ad alte dosi, che poi li porteranno sicuramente a sviluppare tumore con più frequenza, non necessariamente tutti, ma con più frequenza tumore del polmone, tumore della gola, tumore della vescica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, per esempio, abbiamo adesso dei dispositivi, anche delle sigarette che non bruciano, ma che si riscaldano, che è un peccato non poter dare, perché viene considerato come incentivo al fumo, questo è un fumo che non è dannoso. Certamente sarebbe meglio smettere di fumare, infatti questa è un'altra cosa importante che abbiamo detto prima, non bisogna fumare, non bisogna cominciare a fumare, e se si fuma di smettere, però bisogna anche riconoscere che a volte non è così semplice, non è così semplice perché uno sta male senza la nicotina, che non è cancerogena, che invece è il bruciare che porta ai tumori, cioè, sono 50 o 60 sostanze cancerogene che si inalano in quantità industriale tanto quando si fuma la sigaretta, quindi fumarne 20 al giorno vuol dire farsi, e quindi per questo che c'è una correlazione con i tumori del polmone e tutti gli altri tumori che abbiamo detto prima. Allora, perché non cercare di dare dei consigli, oltre che smettere di fumare ovviamente, ma se uno non ce la fa a vedere di usare delle sigarette alternative, che sono sigarette elettroniche, che non sono ancora... Oggi sull'aereo ancora dicono che non bisogna fumare le sigarette elettroniche, ma le sigarette elettroniche non fanno niente, non c'è nessun problema di passivo, di fumo passivo, perché il fumo passivo è un problema delle sigarette normali, perché sono stati cancerogeni la gente inala, ma delle sigarette elettroniche non c'è nessuna evidenza di queste, non ci sarà mai, perché se non vengono fuori sono stati cancerogeni da bruciare, perché non bruciano, non so cosa deve venire fuori. Se vi fuori qualcosa è stessa roba che c'è nelle sigarette normali. Quindi, insomma, comunque, per tornare, in Gran Bretagna questo viene fatto. Royal College of Physicians, che è la maggiore associazione di medici di Gran Bretagna, dà queste indicazioni ai propri medici, che se uno non ce la fa, smette di fumare, dopo aver provato, perché vedete gente che prova ma non riesce, di dare queste indicazioni. C'è la pubblicità
delle sigarette elettroniche in Gran Bretagna. E quindi è giusto comunque che ci siano tutte le opportunità e tutte le armi, soprattutto. Che gli oncologi aprono gli occhi e non guardino solo esclusivamente alla loro piccola patologia e non si interessino delle altre cose. Soprattutto Umberto Veronesi ci ha insegnato questa cosa, di vedere un po' tutto. Lui era un grande esperto di tumore della mammella, ma parlava di tutto, era interessato a tutto. Tenendo conto che la priorità maggiore è sempre la prevenzione, la diagnosi precoce. Fare un'attività fisica, non ingrassare, non fumare, mangiare bene, la dieta mediterranea è la migliore del mondo, non farsi abbagliare dai dati che vengono dagli anglosassoni dove mangiano solo carne affumicata, notoriamente, evidentemente questi qui hanno più tumori del colon, evidentemente perché mangiano solo quello. Avete mai visto un americano mangiare la pasta asciutta? Meglio che non la mangiano perché me la fanno loro, infatti non la mangiano perché fa schifo, quella che fanno loro perché è scotta, come si dice. Invece da noi la mangiano quando vengono in Italia. Sì, vengono in Italia, esatto. E dicono, imparano questa la dieta mediterranea. Tutte le migliaia di paste eccezionali che abbiamo nel nostro paese, diverse una dall'altra, che uno si meraviglia sempre, dice ma questa è sempre, rientra nella pasta, però è una cosa completamente diversa rispetto a un'altra. Il beneficio che viene dato da questa pasta rispetto alla carne che si mangerebbe in alternativa come fanno gli anglosassoni è certamente una cosa da considerare, ma bisogna parlarne e quindi mangiare meno e mangiare bene, e la dieta mediterranea è sicuramente migliore di tante altre diete, e fare attività fisica, muoversi, non prendere le macchine sempre che inquinano, poi dopo tutti sono per l'ambiente e quant'altro, ma voglio vedere questi dell'ambiente quanti fanno 100 metri o 200 metri a piedi invece di usare la macchina, come fanno invece quasi tutti gli italiani per farsi anche un piccolo passo. Dopo vanno tutti in palestra a correre, poi l'ascensore lo prendono per fare due piani e poi prendono la macchina per fare qualsiasi cosa, i centri storici fanno fatica a chiudere le macchine perché... Quindi insomma ci sono tante cose da fare, ma bisogna parlarne, però bisogna avere il coraggio di parlarne, anche a volte non trovando l'agreement anche di coloro che ascoltano, perché evidentemente, però la salute è prima di tutto, no? Come si dice? Quindi cerchiamo di parlarne a tutto raggio. A 360 gradi, e proprio per conservarla il più possibile. Esatto. Professore, grazie mille per questo excursus su tutto quello che può essere oggi il mondo dell'oncologia, che è davvero un mondo in evoluzione, per cui ci aspettiamo anche grandi novità in futuro. Sì, certo, io sono convinto che saranno delle grandi novità, però non aspettiamoci delle cose senza la prevenzione e la diagnosi precoce. Esatto. Non pensiamo che tutta la terapia sia... Impegniamoci in prima persona. Impegniamoci anche nelle altre cose e diamo questi messaggi a tutti. Dalle scuole, alla famiglia, al bar, alla televisione, cioè diamo dei messaggi e facciamo un passaparola positivo. Positivo. Bene, grazie mille professore, buona serata. Buonasera. Grazie.